Terzo appuntamento con la rubrica Laziali Bella Gente. Dopo avervi raccontato i segreti del pane e della musica, in questa puntata andremo a svelarvi quello che succede in un vero e proprio covo biancoceleste. Andiamo a scoprire chi sono i protagonisti. Con tre spaghetti alla matriciana. Faccio questa attività, si può dire, da sempre, perché veniamo da una famiglia di ristoratori e abbiamo una serie di locali a Roma abbastanza noti, insomma, conosciuti. La mia passione per la Lazio è innata. Io nasco laziale di una famiglia di laziali e sono cresciuto veramente con la lazialità dentro. Noi siamo stati sempre molto attaccati a questi colori, a questa squadra. Anche perché, come ti ripeto, essendo in un esercizio, avendo sempre avuti ristoranti, esercizi pubblici, eccetera, abbiamo avuto modo di frequentare anche i personaggi che orbitavano nell'ambito Lazio. Quindi io mi ricordo da bambino, quando vedevo Chinaglia impazzivo, io venivo a mangiare per dirti da mio zio e io facevo i salti mortali per stare lì, se sapevo che qua la sera c'era il tavolo prenotato, mi inventavo le peggio cose per fare più tardi, per aspettare che lui arrivasse, per vederlo anche per un minuto. E poi il laziale è così, poi dopo ti viene dentro, il laziale è uno stile di vita, poi non lo puoi perdere più in vita. Quando uno è laziale. Collabora con me mio figlio Antonio, è un ragazzo in gamba che ha scelto di seguire, diciamo, le orme familiari, sta con noi, anche lui è un grandissimo appassionato, anzi adesso direi anche pure troppo, perché delle volte mi abbandona per seguire la squadra, per andare in trasferta, io ogni tanto lo richiedo, lo devo richiamare al dovere, via, lo sanno tutti, non è qui a truffare, lo sanno che noi siamo della Lazio, però ti ripeto, siamo della Lazio, però come siamo noi laziali, siamo sportivi, parliamo di calcio, vengono i romanisti, ci prendiamo in giro quando c'è da prenderci in giro, però tutto con una grandissima serenità e grande sportività. Reia è una persona, ho avuto il piacere di conoscerlo, è una persona stupenda, eccezionale, è un pochino, sì, molto, non ti dico infissato, meticoloso, ma sta molto attento a ciò che mangia e a ciò che deve far mangiare ai suoi giocatori, perché mi ricordo una volta che abbiamo fatto una cena sociale qui da noi con tutti i ragazzi, mi veniva dietro, Giacomo non portare questo, non portare quello, perché aveva paura che, insomma, magari io esagerassi nelle portate, oppure che servissi cibi che magari appesantivano questi atleti, però è una persona eccezionale, stupenda, stupenda veramente, ha un ricordo bellissimo di lei. Giorgio non si discute veramente, per noi io ho 52 anni, quindi ero ragazzo, avevo 10-11 anni quando vincevamo lo scudetto nel 74, è stata qualcosa di stupendo, era qualcosa. E poi nel nostro immaginario Giorgio rimane la persona veramente che rappresenta la Lazio per sempre, e dire Giorgio e dire Lazio è la stessa cosa. L'amico Vincenzo è un nostro carissimo amico, si può dire, di famiglia. Ho l'onore di essere frequentato da tantissimi laziali, anche un po' importanti, anche di abbastanza di livello un po' su, diciamo, e qualche calciatore, qualche dirigente ci viene a trovare, c'è un'ora della sua presenza. Oh, il presidente quando viene da noi viene per rilassarsi, molto molto riservato. Beh, spero che apprezzi la nostra cucina e tutto al più ci possiamo fare una scopetta per stare un po' tranquilli, per divertirci e per rilassarci un attimo. Laziali, bella gente!